Mi giro perché volevo far salire sul palco Arnold. Ci raggiungi? Perché prima abbiamo fatto tutto questo discorso, abbiamo scherzato, abbiamo riso, però naturalmente ogni tanto vogliamo tornare sugli argomenti più interessanti. Vuoi sederti qua tu? Io sto in piedi. Tanto c'ho delle scarpe comode, perché ci sono delle situazioni difficili che stiamo vivendo e tu hai preparato una canzone che volevi portare a Sanremo. Sì, era una... Però sei senza microfono. Che si fa? Lo vado a prendere, guarda, me ne frego, lo vado a prendere. Trovato. No, no, ok, grazie. Mi è arrivata l'acqua ma non il microfono. Sì, avevo chiesto una vodka, però c'era solo acqua. Sì, no, scusami. Sì, noi abbiamo, diciamo, scritto un rap sul precariato. In realtà era un'operazione puramente politica, non convenzionale. Cioè, noi usiamo qualsiasi mezzo non convenzionale per fare audience sul precariato. Questa era la terza volta, ogni volta siamo finiti sui mass media. Stavolta di brutto, perché poi siamo arrivati fino a Domenica Inn, quindi abbiamo beccato, credo, sui 5 milioni di persone con una roba tipo di 200 euro di impegno economico. E però da Sanremo non ci hanno chiamato tantissimi giornali, ci ha chiamato la Rai, ci ha chiamato Anno Zero, abbiamo cercato di chiamare anche voi, poi alla fine ci avete chiamato voi direttamente. E la canzone si chiama Un motivo per Sanremo? No, la canzone si chiama Diversamente Occupati. Ah, scusa, ho sbagliato. Il motivo per Sanremo era il nome dell'operazione e il sottotitolo era La causa dei precari merita il palco più grande, perché come diceva appunto prima l'onorevole, riuscire a uscire fuori dal proprio seminato e andare a parlare a platee più ampie che normalmente non si interessano a determinati temi, in realtà serve a creare un'opinione diversa, quantomeno a instillare l'idea che ci sia un problema che si possa affrontare in maniera migliore. Stasera abbiamo visto questi operai sul palco in un festival che è stato fondamentalmente abbastanza patetico dal punto di vista dei contenuti e molto retorico, e mi rendo conto che loro comunque, più che dire appunto sono contento che hanno dato la cassa integrazione, io non so che cosa fare domani, non riescono a dire altro, non hanno messaggi veri, proprio perché si trovano spesati. Loro erano dei lavoratori e si ritrovano in una condizione assolutamente anomala, e invece a noi sarebbe piaciuto andare lì e portare invece un altro messaggio, che era quello appunto di cominciare a pensare che collettivamente tutti questi lavoratori, questi precari, disoccupati, ormai formano credo un 15-16% della popolazione italiana, che è una roba da far tremare qualsiasi governo, qualsiasi partito, qualsiasi formazione ci sia insomma in Italia. E credo che il futuro sia questo, cioè andare a toccare queste persone e fargli capire che al di là della destra, della sinistra e di determinati schieramenti ci sia un problema fondamentale, che è quello del lavoro. E non è un caso che nella nostra Costituzione siano il primo articolo e il quarto articolo a parlare direttamente del lavoro come pilastro formativo di qualsiasi altra cosa che c'è in Italia. E quindi noi abbiamo provato appunto a fare questa cosa, ma non siamo arrivati fino a lì. Però allora, non siete nati sul palco di Sanremo, no. Però un piccolo spazietto noi qua ve lo vogliamo dare, quindi tu ci hai portato piccolo, il video. Buono. Sì, sì, l'abbiamo portato. È un video. E vediamolo questo video, vediamolo. Nella tua mente c'è una voce che non mente, non porta più rispetto per questo stato assente e indifferente verso chi si trova in stato interessante, e non puoi niente contro quella gente, chi ti assume fino a sera, chi ti taglia la mattina. Sul lavoro sei spacciata anche se fai l'eroina, trattata come schiava tra agenzie interinali, società di umiliazioni e sfruttamento generazionali, che spinge in piazza giovani stupefacenti, che lottano ogni mese con le unghie e con i denti, che poi non hanno il pane per campare, progettare e solo farsi qualche dose di una vita regolare. La tua assunzione non può dare dipendenza a sua fazione, per questo che un cervello fugge da questa nazione. Se ci resti ma guadagnano di più i tuoi genitori, e allora manda loro a vivere da soli. E presto tardi inizia la tua lunga saga per la conquista di una busta paga quasi vuota, ma chi la paga qui non si accontenta e te la fa pagare cara con la legge 30, regola di un gioco di una società che azzarda. Tangentopoli, parentopoli, vallettopoli, monopoli di una cassa niente affatto casta, e che alza anche la cresta sulla tua esistenza. Di generazioni illuse di pagarti appena 1000 euro al mese, ma ormai la base d'asta è 7,50, e c'è chi si lamenta di chi si lamenta, ma quando sei precario tu non puoi star male, non puoi andare in ferie o in cassa integrazione, e l'unica pensione che vedrai è dove andrai a dormire quando emigrerai.
fabbrica, sentite condoglianze, da noi si muore quanto in Iraq al fronte, ma almeno gli